Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo carinissimo maglioncino che io ho deciso di chiamare maglioncino Lux. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato quello della Mistrico Filati Linea Mohair Lux Color che, se ricorderete, ho già utilizzato per creare il cocoon butterfly. Questa volta però ho optato per il colore celeste, che, o blu in realtà, blu che è lo 04. Ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 175 metri e, come potete vedere, il colore che ho scelto io va da uno sfumato blu scuro a uno sfumato un blu un po' più chiaro e ha al suo interno il lamè dorato. Come sempre in descrizione vi lascerò il link del sito Uncinetando con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Oltre a questo, oltre a quello che ho utilizzato per il cocoon che era uno sfumato del viola, c'è anche uno sfumato dell'arancione e uno sfumato del grigio e uno sfumato mi sembra del tortora, sempre con il lamè dorato al suo interno. Per poter realizzare questa maglia, questo maglioncino che è una taglia S, io ho utilizzato 300 grammi del filato lavorando con un centro in numero 4. Mi raccomando, se siete una taglia M, secondo me dovete andare a prendere almeno 100 grammi in più, quindi 400 grammi, per una taglia L 500 grammi, per una taglia XL 600 grammi, lavorando come vi ho detto con l'uncinetto del numero 4. La lavorazione è un po' diversa dal solito, ma è una che conoscete perché ha utilizzo spesso per realizzare delle maglie. È quella dove si parte dalla realizzazione delle maniche, ossia si fanno dei rettangoli, quindi due rettangoli, uno avanti e uno dietro, per avere la stessa lavorazione, lo stesso verso di lavorazione che va dalle maniche qui all'altra manica. Quindi si realizzano questi due rettangoli, uno avanti e uno dietro, che poi vanno cuciti insieme appunto per creare le maniche, e poi si passa a lavorare la parte inferiore della maglia, ossia il corpo. E io ho utilizzato sempre lo stesso punto, che si realizza ripetendo tre semplicissimi giri che fanno alternare le strisce, queste strisce in verticale di maglie alte con il punto nocciolina. Poi, una volta fatto questa lavorazione, sono andata a continuare le braccia, quindi non ho fatto le maniche con lo stesso punto, ma per vedete, qui in alto è forato, mentre qui ho fatto delle strisce e degli giri di maglie alte che mi sono servite anche per andare a stringere un po' la lavorazione. Naturalmente, chi ha una taglia più grande a me, l'effetto palloncino si noterà molto di più se volete l'effetto palloncino, ma potete anche non crearlo. Io diciamo che non mi piace tanto l'effetto palloncino quando è così basso. Per questo ho stretto un po' la manica, ma non tantissimo, giusto perché volevo che comunque qui fosse ben caldo rispetto alla parte superiore. Naturalmente io in questo momento la sto indossando con sotto una canotta, ma è perfetta per essere indossata anche con sotto un lupetto, che quindi coprirà anche i fori che abbiamo qui. Ma per questo periodo, e soprattutto con il fatto che dopo le 6 in molte zone non si può uscire, è perfetto per essere indossata comunque nel pomeriggio, se è con sotto adesso soltanto una semplice canotta. Detto ciò, spero che anche questa maglia, semplicissima da realizzare, vi piaccia, che desiate realizzarla. Se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o come Uncinettando con i filati, se avete acquistato il mio stesso filato presso il link che vi ho lasciato in descrizione o presso la merceria Coleti. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati Linea Mohair Lux Color. Il colore che ho scelto io è questo blu che va da un blu chiaro a un blu scuro e all'interno il lamè dorato. Lavorerò con l'uncinetto del numero 4 e io in questo momento vi farò vedere il campione dove ho montato 29 catenelle. Tenete presente che la maglia che andiamo a realizzare, realizzeremo prima i due rettangoli che servono per poter realizzare le maniche e diciamo le spalle dietro e la parte avanti, quindi i due rettangoli che ci servono per creare le maniche, e poi andremo a realizzare il corpo della maglia. Quindi io qui ho montato 29 catenelle per farvi vedere il motivo, ma nelle due rettangoli veri e propri io andrò a montare 157 catenelle. Il motivo che andremo a realizzare si ottiene su un multiplo di 8 più 5 catenelle che servono per avere l'inizio uguale alla fine. Quindi io qui ho montato 3 motivi più 5 catenelle, invece nei miei rettangoli andrò a creare
19 motivi più 5 catenelle, alla fine i motivi saranno 20, però tenete presente che queste 157 catenelle mi fanno avere dei rettangoli lunghi circa 95 cm, che mi servono appunto per arrivare da un metà braccio alla metà braccio dell'altra parte. Quindi se voi volete farla più lunga o più corta, dovete andare a aumentare i motivi tenendo presente appunto il multiplo di 8 più queste 5 catenelle. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2. Prendo il filo, salto la prima delle mie 29 catenelle, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, entro nella catenella successiva e realizzo una terza maglia alta. Prendo il filo, entro nella catenella successiva e realizzo una quarta maglia alta. Prendo il filo, entro nella catenella successiva e realizzo una quinta maglia alta. Ops. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo. E di nuovo vado a fare, salto quindi, prendo il filo, salto le 3 catenelle di base, entro nella quarta e di nuovo vado a fare 5 maglie alte. Quindi 1, 2, 3. Quattro, e 5. Tre catenelle, 1 2 3, salto 3 catenelle di base e di nuovo vado a fare 5 maglie alte, quindi 1 2. Tre, quattro e 5. 3 catenelle, 1 2 3, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro giro. Andremo a terminare saltando le 3 catenelle, andiamo a fare, entriamo nella quarta, andiamo a fare le ultime 5 maglie alte, quindi 1 catenella successiva 2, catenella successiva 3, catenella successiva 4, catenella successiva 5. Abbiamo terminato così il nostro primo giro. Secondo giro, mi giro con la lavorazione, mi tiro un po' di filo e lo andiamo a fare un giro uguale, quindi il secondo giro è uguale al primo. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi seconda maglia alta, entro nella maglia alta successiva terza maglia alta, entro nella maglia alta successiva quarta maglia alta, entro nella maglia alta successiva quinta maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, e di nuovo salto, vado nel secondo gruppo di 5 maglie alte e di nuovo vado a fare 5 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5, di nuovo 5 catenelle, 3 catenelle, 1 2 3, vado nel gruppo successivo e di nuovo vado a fare 5 maglie alte, quindi 1 2 3 4 e 5, 3 catenelle, 1 2 3, salto, e questo è quello che faremo per tutto il nostro secondo giro. Terminiamo andando a fare le ultime 5 maglie alte, quindi 1 2
3, 4 e 5. Abbiamo terminato così anche il nostro secondo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il terzo e ultimo giro e andiamo a realizzare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi vado una maglia alta successiva e faccio la seconda maglia alta, terza maglia alta, quarta maglia alta, quinta maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo e adesso vado a fare il mio punto nocciolina, quindi entro nel supero i due archetti di 3 catenelle, quindi 1 e 2, entro in questo foro, quindi salto 1 e 2, entro nel primo foro che mi si è creato, prendo il filo, tiro ed esco. Ancora prendo il filo, rientro, prendo il filo ed esco. Ancora prendo il filo, entro nel foro, prendo il filo ed esco. Io ho fatto questo per 3 volte. Prendo il filo e chiudo tutti i fili che ho sull'uncinetto. Catenella di separazione, ricominciamo da capo. Quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta. Una, due, tre, quattro. 5 catenella di separazione, prendo il filo, vado, salto le due i due salto le due catenelle di i due scusatemi salto i due fori, entro nel primo, salto il primo, entro nel secondo, prendo il filo ed esco. Ancora prendo il filo, rientro, prendo il filo ed esco. Ancora prendo il filo e riesco. Faccio questo per 3 volte. Prendo il filo ed esco da tutti i fili sull'uncinetto, catenella di separazione e ricomincio da capo. Quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta. Una, due, tre, quattro, cinque. Catenella di separazione, prendo il filo e di nuovo entro nel primo foro che ho in basso, quindi salto il primo, entro diciamo nel primo dal basso, ma sarebbe il secondo. Dovete solo saltare queste strisce di catenelle. E andiamo a fare il punto nocciola, quindi prendo il filo ed esco, ancora prendo il filo ed esco, ancora prendo il filo ed esco per un totale di 3 volte. Prendo il filo ed esco da tutti i fili sull'uncinetto. Catenella di separazione e questo è quello che dovremo fare per tutto il nostro terzo giro. Andiamo a terminare andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre, quattro e 5. Abbiamo terminato così anche il nostro terzo giro e adesso dobbiamo andare a rifare il primo giro che vi faccio vedere velocemente perché andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, tre, una maglia alta sopra le maglie alte successive per un totale quindi di 5 maglie alte, 3, 4 e 5. 3 catenelle, 1, 2, 3, si salta il punto nocciola, si va direttamente dove abbiamo le maglie alte, si vanno a fare le 5 maglie alte. Quindi questi sono i 3 giri che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza, scusate, per tutta l'altezza dei nostri rettangoli. Io credo che farò al massimo 4 motivi perché i rettangoli comunque devono essere larghi per le braccia, quindi io sapete che ho delle braccia molto sottili e quindi secondo me 3-4 motivi vanno più che bene. Naturalmente vi farò sapere, vi ricordo che bisogna fare 2 rettangoli, poi vi faccio vedere come mettere i marcatori, come andare a creare la parte centrale della maglia, ossia il corpo e poi come allungare le maniche.
Ho terminato i miei due rettangoli e io li ho fatti alti ripetendo il motivo per 4 volte, quindi ho ripetuto il motivo 4 volte e adesso li ho sovrapposti per mettere i marcatori. Allora, per sovrapporre i due rettangoli dobbiamo mettere che le noccioline vanno verso il basso, perché noi continueremo a lavorare lo stesso punto e quindi mi pareva brutto che queste qui andavano verso l'alto e poi quando andiamo a lavorare il corpo della maglia vanno verso il basso, quindi ho deciso di portare le noccioline che vanno tutte verso il basso per fare qualcosa un po' di diverso. Allora, per poter mettere i marcatori, come sapete, io mi ritrovo con 20 motivi, perché con le catenelle che avevo montato mi sarei trovata, e ve l'avevo detto, 20 motivi. E allora come ho fatto? Io ne ho messi 6 liberi e il settimo motivo sotto, entrando nella terza catenella del gruppo di 5 maglie alte, ho messo il marcatore. Ah, naturalmente io come motivo 20 io intendo comunque le strisce di maglie alte, quindi ne ho lasciate 6 libere sotto e nella terza catenella del gruppo di 5, sia avanti che dietro del settimo gruppo, sono andata a mettere il marcatore e ho fatto la stessa cosa da quest'altra parte, mentre sopra ho lasciato liberi tutti e 7 i miei gruppi e sono andata a mettere il marcatore subito dopo dove ho le catenelle, perché come vi ho detto dobbiamo andare giù, quindi noi qui abbiamo le catenelle iniziali e ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato. Ora, naturalmente, io ho messo 6 liberi mettendo il marcatore nel settimo, perché la larghezza mi va bene per la mia taglia, ma se voi siete una taglia M e non avete fatto aumenti con le catenelle ma avete fatto il mio stesso numero, quindi vi ritrovate anche voi che siete una taglia M o siete una taglia S ma avete molto seno, quindi dovete mettere più motivi liberi all'interno, allora dovete andare potete fare in questa maniera: mettete soltanto 5 motivi liberi e andate a mettere il marcatore dove avete il sesto motivo. Stessa cosa da quest'altro lato. Naturalmente, a seconda di quanto deve venirvi largo il pezzo centrale, voi mettete le rimanenti motivi liberi. Non fa niente se la manica poi diventa corta, perché non ve l'ho ancora detto, io poi ho intenzione, una volta andata a cucire le maniche, di continuare la lavorazione di almeno un pochettino. Quindi adesso, come vi ho detto, noi abbiamo messo i nostri marcatori e io adesso continuerò a lavorare con lo stesso motivo. Quindi prendo il mio filo e per farvi vedere subito come passare da una parte all'altra, io vado direttamente nel gruppo di maglie alte dove ho il mio motivo. Mi avvicino con la telecamera così potete vedere meglio e vado a fare in questa maniera: mi aggancio dove ho la prima delle mie 3 maglie alte, nella terza vedete ho il marcatore, quindi mi aggancio con il filo e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, vado nella maglia alta successiva e vado a fare la mia seconda maglia alta. Ho qui il mio marcatore, adesso lo levo, prendo il filo, entro nella terza maglia alta che ho sul davanti e entro nella terza maglia alta che ho sul dietro, prendo il filo e vado a fare la mia maglia alta, quindi esco da tutti i fili, da tutte le, in questa maniera. Quindi sono andata a fare la mia maglia alta e vedete, noi poi andremo a cucire sotto qui per creare appunto la nostra manica, però io qui mi ritrovo le 2 maglie alte da questo lato, la maglia alta da questo e adesso procedo dietro, quindi mi vado a lavorare dove ho le ultime 2 maglie alte, quindi 2 maglie alte, una, e vado nella successiva 3. E adesso vado a lavorare normalmente 3 catenelle, quindi ricomincio a fare il mio primo giro e vado dove ho il gruppo di 5 maglie alte e realizzo le mie 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 3 catenelle, 1, 2, 3 e
continuo la lavorazione. Continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare al marcatore successivo e di nuovo vi farò vedere come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Sto per arrivare al mio secondo marcatore. Ho fatto le 3 catenelle, vado a fare le prime 2 maglie alte, quindi una, vado nella catenella successiva 2 e mi ritrovo di nuovo dove ho il mio marcatore, lo levo e vado a fare in questa maniera. Prendo il filo, entro nella terza maglia alta sul davanti ed entro nella terza maglia alta dietro e vado a fare la mia maglia alta in questa maniera, in modo tale che io qua sotto adesso mi ritrovo la mia manica e adesso continuo a lavorare tornando sul davanti. Quindi vado a fare 2 maglie alte nelle ultime 2 maglie alte del giro precedente, quindi una, e vado alla maglia alta successiva 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio. Salto, vado direttamente dove ho le maglie alte e vado a fare la mia maglia alta. Quindi continuo così terminando il mio primo giro. Poi termineremo anche vi farò vedere come terminare il primo giro e poi vi farò vedere come iniziare il secondo. Naturalmente faremo sempre solo i nostri tre giri come li facevamo prima, solo che lavoreremo in tondo invece che lavorare in giri di andata e ritorno. Però è sempre uguale perché andiamo a fare sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta e le 3 catenelle. E dove nel terzo giro abbiamo le 3 catenelle andremo a fare invece il nostro punto nocciolina. Quindi veramente semplice, non cambia nulla in questa volta nel cambiare da giri di andata e ritorno a giri di tutto tondo. E io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro per arrivare fino alla lunghezza desiderata della mia maglia. E poi vi farò vedere cucirò le maniche sia sopra che sotto e sopra vi dirò alla fine se mi sono fermata dove ho messo il marcatore o so cucito un po' di più o un po' di meno e poi vi farò vedere come andare ad allungare un po' la manica perché comunque non voglio una manica troppo corta quindi vorrei allungarla. Devo ancora ben decidere come che punto usare, ma penso che utilizzerò semplici punti di maglie alte alternate a maglie basse, presumo. Devo ancora decidere. Comunque per adesso noi continuiamo a lavorare il corpo della nostra maglia. Mi allontano un po' con la telecamera così potete vedere meglio. Continuerò a lavorare il corpo della mia maglia. Voglio farvi solo vedere una volta terminato il primo giro come iniziare il secondo e poi continuerete da sole perché come vi ho detto non cambia nulla rispetto a prima, sono giri di tutto tondo ma la lavorazione è uguale, non cambia assolutamente nulla. Eccomi qui, sto per terminare il mio primo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. E adesso vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta che mi univa la parte dietro con la parte avanti e una maglia alta sopra le altre 2 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Quindi normalmente adesso io terminerò anche il secondo giro, poi semmai vi faccio vedere un attimo il terzo giro, ma alla fine vedrete che non cambia niente, andremo sempre a fare, quindi è un po' inutile che ve lo faccio vedere, 5 maglie alte, una sopra ogni maglia alta e andremo a fare il nostro punto nocciola. Però per sicurezza io comunque adesso termino di fare anche il mio secondo giro e vi farò vedere come fare il terzo. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto andiamo a fare il nostro terzo e ultimo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2, 3, 4 e 5. Catenella di separazione, vado dove ho gli archetti di 3 catenelle, prendo il filo, vado nell'archetto subito dopo saltando le prime 2 catenella di separazione, prendo il filo e vado dove ho, scusatemi, ecco così mi trovo meglio,
vado giù nell'archetto dopo le ho superando le due strisce di 3 catenelle e vado a fare il mio punto nocciola. Quindi prendo il filo, esco, prendo il filo, esco 2, prendo il filo, esco 3, unisco tutto, catenella di separazione, ricomincio da capo andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi vedete, semplicissimo, questi sono i 3 giri che andremo sempre a ripetere, sono 3 giri che abbiamo ripetuto anche per fare le maniche e io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo prima di arrivare a terminare. Poi andremo a cucire le maniche e vedremo come fare per poterle allungare un pochettino. Ho ripetuto i tre giri per 15 volte, quindi dagli scalfi per arrivare fino alla fine ho ripetuto i motivi 15 volte e come lunghezza per la maglia per me va benissimo. Adesso, come vi avevo detto, voglio andare ad allungare la manica, quindi adesso riprenderemo la lavorazione attorno alla manica. Vi farò vedere come, semplicissima, perché ho intenzione di fare tutti i giri di maglia alta a parte il primo giro che andremo a fare, che sarà un giro di maglie basse, e lavoreremo poi questo giro fino ad arrivare all'altezza del polso. Quindi adesso vi faccio vedere appunto come fare per poter iniziare ad allungare le nostre maniche. Allora, per poter lavorare allungare la nostra manica, io mi aggancerò da sotto, ossia dalla cucitura sotto, sempre con il filo e sempre utilizzando l'uncinetto del numero 4. Quindi mi aggancio in questa maniera, mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. Ora io devo stringere anche un po' la lavorazione, quindi andrò a fare una maglia bassa in ogni maglia alta verticale, scusatemi, orizzontale. Quindi entro dentro e vado a fare una maglia bassa, vado una maglia orizzontale successiva e faccio una maglia bassa. Se voi non dovete stringere la lavorazione o dovete stringerla poco, allora alternate, magari andate fate una maglia bassa dove avete la maglia orizzontale, una maglia bassa nel foro e di nuovo una maglia bassa dove avete la maglia bassa orizzontale e saltate il foro successivo. Questo se non dovete stringere molto. Se invece avete bisogno invece addirittura di allargare un tantino, allora andate a fare una maglia bassa sia dove avete la maglia alta orizzontale che nel forellino. Io invece voglio stringere la maglia, quindi vado a fare una maglia bassa in ogni maglia alta orizzontale in questa maniera. Vi dirò alla fine quante ne ho fatte e poi vi farò vedere, scusatemi, eccomi, vi farò vedere il secondo giro. Bene, sto per terminare il mio primo giro, ho fatto l'ultima maglia bassa, in totale io ho 22 maglie basse, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. E adesso vado a fare il giro che andrò sempre a ripetere, che è semplicissimo, vado a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia bassa, in questa maniera. Quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere, perché poi andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e naturalmente anche in questo caso io vi dirò quante maglie alte ho fatto prima di arrivare al mio polso. Quindi semplicissima la lavorazione, andremo a fare una maglia bassa sopra ogni una maglia alta sopra ogni maglia bassa, nel mio caso per un totale di 22 maglie alte. Poi continuerò a lavorare sempre le maglie, il giro di maglie alte fino ad arrivare a raggiungere il mio polso. Ho ripetuto il giro di maglie alte per un totale di 21 volte. Ho fatto la stessa cosa qui, sono andata a fare il giro di maglie basse per stringere la lavorazione, creare questa sorta di palloncino. Ho fatto le maglie alte ripetendole per 21 volte. Alla fine ho rifinito il collo con un giro di maglie basse, giusto per rifinirlo un po', e ho fatto una maglia bassa sopra ogni maglia alta e 3 maglie basse nell'archetto di 3 catenelle. Sotto invece lascerò la mia maglia così com'è e anche qui non andrò a fare ulteriori bordini. L'unico bordino che ho fatto è stato qui sopra la maglia, quindi la mia sopra lo scollo, quindi la mia maglia si può dire che è terminata.